Ciao a tutti, bentornati su Spazio Indaco, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 14 al 21 novembre 2022. Grazie ai nuovi iscritti, grazie a tutte le persone che sostengono il canale, che mi offrono il caffè ogni mese, grazie a tutti quelli che stanno scaricando l'ebook gratuito sulla Luna nei segni. Trovate il link nell'info box, lo trovate anche su Instagram e su Facebook. Volevo ringraziarvi perché siete tantissimi. Quindi, in questo clima di grande esuberanza, post luna piena in Toro congiunta ad Urano, vediamo di contestualizzare i grandi cambiamenti celesti che si stanno verificando in queste settimane. Cerchiamo di vedere che aria tira. Allora, questa settimana, dal 14 al 21 novembre, ci sono due cambiamenti, sono due pianeti veloci, non è che si sposti miracolosamente l'energia come quando Saturno diventa retrogrado diretto o così Urano o Giove. Però il giorno 16 Venere, il giorno 17 Mercurio escono dal segno dello Scorpione ed entrano nel segno del Sagittario. Sono due pianeti veloci, però l'energia inizia a cambiare, anche perché questi pianeti in Sagittario ad un certo punto formeranno degli ottimi aspetti nelle prossime settimane con Saturno. Quindi quando un gruppo, uno stellium di pianeti veloci inizia a dare energia, a formare aspetti con un pianeta lento, lì le cose iniziano a cambiare e soprattutto comunque lo stellium in segno d'acqua nel profondo ed enigmatico e combattivo segno dello Scorpione si sta sciogliendo. Quindi abbiamo detto il giorno 16 la Venere, pianeta dell'amore, esce dal suo esilio, perché la Venere in Scorpione non si esprime al massimo, perché la Venere non si esprime bene nel regno di Marte, entra nel segno del Sagittario, il giorno dopo Mercurio e poi il 22 il Sole entrerà nel segno del Sagittario e la Luna nuova ci sarà sempre in Sagittario, ragazzi, il 23. Quindi la prossima settimana avremo un esuberante stellium di fuoco. Vediamo questa settimana però cosa accade. Allora, l'energia dal punto di vista delle comunicazioni e dei sentimenti cambia, finisce quel periodo di introspezione di laboratorio alchemico del quale abbiamo parlato anche su Instagram, anche nei video, caratterizzato dal segno dello Scorpione, che è un segno estremamente profondo, legato alle emozioni, al nostro lato ombra. Quindi è quel momento che se, sono quei 30 giorni che se sfruttati al massimo, se li sfruttiamo in linea con l'energia del periodo, quindi se ci chiudiamo in un momento di riflessione, di osservazione e di introspezione, possiamo portare luce nelle nostre zone d'ombra e quindi liberarle da delle pesantezze, perché a volte basta osservarci, prendere atto di qualcosa che è dentro di noi, perdonare e lasciare andare. A volte questi, non a volte, spesso, sempre questo gesto che non fa quasi nessuno cambia la vita di chi lo fa e si può fare anche per pochi minuti al giorno. Quindi io vi auguro che fino al 22 novembre, giorno in cui anche il sole lascerà il segno del Sagittario, voi riusciate a trovare dei momenti per voi stessi per guardarvi dentro, perché da lì esce la luce, anche perché insomma abbiamo visto una complicata luna, abbiamo vissuto l'energia di una luna piena in esaltazione in Toro congiunta Urano, che avrà strappato, avrà innescato tutta una serie di cambiamenti che insomma, se non si lavora molto su di sé, probabilmente ci hanno fatto andare in allerta per il discorso del controllo. Quindi però la vita va avanti, i cambiamenti avvengono e quindi questo è. Quindi dopo una luna che ha portato probabilmente dei cambiamenti, cambiamenti su questioni affettive, di gelosia, di controllo, scoperte, possedimenti, questioni immobiliari e anche territoriali. Ora questi pianeti in Sagittario, Mercurio e Venere fanno cambiare l'energia ed è un'energia che diventa di fuoco, quindi si accendono delle luci ed è un'energia di rinascita. Okay? Perché il Sagittario è proprio legato, dopo il momento introspettivo del segno precedente, del Scorpione, è legato a
a una sorta di rinascita del sapere, della scoperta. Lasciamo andare, c'è un lutto e poi si rinasce, si sposta l'asticella sempre più avanti e ci si reinventa con ciò che di nuovo abbiamo avuto o abbiamo scoperto o rispetto ai nuovi spazi che si sono creati. Quindi le questioni sentimentali diventano più esuberanti, la comunicazione diventa meno complicata, ma più conciliante, serena, gli animi si rilassano, no? Inizia l'atmosfera, le comunicazioni, i rapporti interpersonali, l'amore, i flirt, le uscite in compagnia iniziano ad avere un qualcosa di affettuoso, un'energia di fuoco sincera, anche ingenua, ma anche aperta e conciliante. Dal punto di vista globale, perché? Inevitabilmente ci sono dei cambiamenti, no? Soprattutto in periodi particolari che avvengono all'esterno, avvengono magari ai piani alti della vita, insomma dei posti di potere, però riflettono in maniera determinante anche noi potrebbero acuirsi le questioni legate alle acque territoriali, alle questioni dei migranti, potrebbe esserci un momento di grande tensione internazionale che non si esaurirebbe con questa settimana, ma potrebbe andare avanti anche fino a fine mese e a dicembre. Quando nelle scorse settimane vi avevo anticipato che il 28 ottobre Giove, congiunto a Nettuno, signore delle maree, sarebbe tornato nel segno dei pesci, avevamo parlato, no, di questioni legate alle acque, probabilmente si sarebbe parlato di Covid e si tornerà a parlare di Covid, come già sta accadendo, no? Ci sono dei contrasti che si acuiranno. Perché? Perché i pianeti in pesci riguardano l'asse sanitario, poi avevamo pensato magari al mare, a qualche inondazione, ma la congiunzione Giove-Nettuno nello specifico ha riportato a galla una questione irrisolta che è quella dei migranti e di queste morti in mare che stavano diventando, insomma, veramente anche motivo di problematiche, oltre che momento, come dire, di crisi della coscienza, perché dal punto di vista umano è qualcosa di straziante, proprio dal punto di vista politico genererà maggiori conflitti quando i pianeti saranno in Sagittario, perché il Sagittario si opporrà a Marte, i pianeti in Sagittario si opporranno a Marte in Gemelli e tutti questa opposizione quadrerà Giove e Nettuno in Sagittario. Siccome già immagino che mi chiederete quando si potrebbe risolvere questa scomoda situazione, dopo il 25 novembre, quindi andiamo alla prossima settimana, quando Giove tornerà diretto, probabilmente si troveranno degli accordi, ma forse, ma probabilmente non del tutto risolutivi. E le tensioni, come vi dicevo, ci saranno anche dal punto di vista medico, questo non soltanto in Italia, ma un po', dovunque. Qualcosa mi dice che anche le questioni legate all'Europa, vedo questo vaso più traballante dell'Europa, le questioni legate all'Europa potrebbero subire delle modifiche, però insomma, monitoriamo prima gli avvenimenti e insomma, questo è quello che si sta innescando panico questa settimana. Quindi, vediamo invece segno per segno questo cambio di pianeti, questo cambio di energia, che cosa ci porta? Vediamolo un po', ma dopo la sigla. Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, il giorno 16 e il giorno 17 Venere e Mercurio entrano nel vostro grande amico che è il segno del Sagittario. Quindi questo momento introspettivo, questo momento
Di rinascita, caratterizzato dai pianeti, dallo stellium in Scorpione che c'è stato, insomma, dal 20, soprattutto dal 25 ottobre, quando abbiamo avuto la luna nuova in Scorpione, questo momento di rinascita, ma molto introspettivo, legato anche alla solitudine, legato anche alla presa di coscienza di alcune cose, insomma, il portare la luce nell'ombra, no? Nelle parti più interne di voi. Sta finendo, quindi la situazione, l'aria si alleggerisce, alleggerisce, lo sentirete dal giorno 16, ancora di più, vi spoilerò che la prossima settimana, con il sole il 22 che entra nel Sagittario e con il 23 la luna nuova in Sagittario, la botta di energia che vi arriverà saranno ancora più strepitose. Quindi che cosa accade? Che c'è una sorta di nuova consapevolezza, soprattutto nei sentimenti, una nuova maturità, emozioni rinnovate, emozioni più genuine, emozioni che perdono quelle, un po' di sapore della vendetta, dell'acredine, del guardare nel passato, legate, no, agli ultimi transiti che. Le cose lasciate nel passato, agli ultimi transiti che l'Ariete, l'ascendente Ariete, insomma, negli ultimi 3-4 anni sono state messe particolarmente alla prova e ora si stanno, grazie anche a Giove, all'ingresso di Giove in Ariete dalla primavera, che presto tornerà nel vostro segno, si stanno riprendendo. Però per rinascere ci vogliono tempo ed energia e quindi sì, è bene procedere anche se a voi piace. Tutto è subito, a voi piacciono le cose piene di passione, voi siete dei gladiatori inside, delle Amazzoni inside, però Roma si fece un passo alla volta, cioè quello che si fa lentamente sappiate che ha il sapore dell'eternità, quantomeno della durata. Quindi, anche se siete i figli di Marte, apprezziamo e ringraziamo, Saturno che ci toglie quello che non ci serve più, anche se magari a noi piaceva, e ci aiuta a costruire qualcosa di importante, qualcosa di molto importante. Nell'oroscopo del segno dell'Ariete nell'oroscopo annuale, ragazzi, scusatemi, nell'oroscopo 2023, nel segno dell'Ariete che è uscito nei giorni scorsi, vi ho anticipato delle cose, cioè che voi avrete anche il ritorno, in questo processo di rinascita, oltre a Giove che da Natale ritorna in Ariete, vi dà una seconda chance di ripartire, se nella prima chance non è riuscito, no? E quindi ci sarà una primavera di crescita, poi c'è uno switch, Giove esce dall'Ariete nel mese a fine maggio e a luglio accade un altro transito grandissimo, perché tutti noi pensiamo a Saturno, no? Saturno, Urano, Dio, Plutone, però cari amici, un altro, come dire, un altro che la fa da leoni, no? Che fa la voce grossa è il nodo nord. Voi avrete il ritorno del nodo nord in Ariete dal 19 luglio, andrà fino dopo 20 anni, dopo 19-20 anni, ovviamente durerà fino al 2024, quando poi Giove in Gemelli vi darà una botta di vita che voi non avete idea, e si chiude finalmente quel ciclo, abbastanza scomodo tra il 2004 e il 2006. Ascoltate nel video, vi do le date precise, perché c'era il ritorno del nodo nord in Ariete all'epoca. Voi sapete che il nodo nord è il destino, no? Quindi quello che deve proprio accadere, le esperienze che dobbiamo fare per evolvere a sé, o quello ogni 12 anni il nodo nord ce lo ritroviamo sul Sole, sull'ascendente Ariete, sugli altri pianeti che abbiamo. Quando, scusatemi la faglia attentata al telefono, quando il nodo nord torna sul nostro segno solare, sul nostro ascendente, sulla nostra luna e trova un cielo dissonante, il ciclo che si inaugura avrà i connotati di quella dissonanza, cioè dobbiamo lavorare su questioni scomode, ovviamente non è così per tutti, se noi lavoriamo, se noi facciamo dei percorsi di crescita, sciogliamo il karma, probabilmente queste cose arrivano edulcorate. Però siccome è una cosa che non facciamo tutti, a volte poi, se non andiamo noi incontro alla vita, è la vita che ci chiede il conto. Quindi
Quindi l'altra volta c'erano il nodo nord e Saturno quadrati in Cancro e nel 2005, 2004-2005 anche l'opposizione di Giove, quindi tanta sofferenza, tante persone sono rimaste sole, questioni legate alla famiglia, all'infanzia, ai bambini, tante cose sono successe, ok? La buona notizia per quegli arieti che si sono dispiaciuti che Saturno è entrato in pesce, io insomma non ho fatto... Non ho annunciato i sogni di gloria nell'oroscopo del 2023, volevo dirvi che la vostra rinascita con questi pianeti in Sagittario inizia adesso e si conclude, cioè quel ciclo brutto sta finendo, perché comunque quando il nodo nord in Ariete tornerà su se stesso, nel vostro segno, non troverà più la quadratura di Saturno ed è una grande notizia avere un Saturno neutro. Perché vuol dire che non ci sono queste prove drammatiche, ok? Ma è un momento di dolcezza, di consolidamento e non di drammatici scossoni. Quindi, in prospettiva, i transiti sono buoni, ragazzi. La prospettiva è che i transiti sono buoni. Quindi, al netto della scorsa luna piena in toro, che qualcosa a livello di possesso, di controllo, o vi ha fatto lasciare o vi ha fatto acquisire, ma comunque c'è una novità rispetto a prima. Adesso, con questi pianeti in Sagittario questa settimana, iniziate ad avere il piacere di esplorare, emotivamente, psicologicamente, una nuova dimensione senza paura. Adesso potete iniziare a muovervi. Dove? Andate dove volete voi. Sono pianeti in trigono che vi lasciano gioco. La settimana prossima saranno ancora più entusiasmanti. Quindi Marte è dalla vostra, è retrogrado, è polemico, ma è dalla vostra, come lo è Saturno. Quindi questo significa, essendo Marte retrogrado, il vostro governatore retrogrado, se avete perso delle occasioni, se le avete perse nei mesi scorsi, quando c'era Giove, la prima tornata di Giove in Ariete, che forse vi ha portato qualcosa che, insomma, ancora dovevate farci l'occhio, non eravate preparati, insomma, qui ritornano tante cose, c'è cioè proprio la seconda chance, che poi, insomma, a Natale quando tornerà Giove diventerà palese, ufficiale, quindi se eravate indecise, c'è qualcosa per cui vi state mozzicando i gomiti, c'è qualcosa che volete fare, dal 16 le prospettive cambiano assolutamente, insomma, e la musica cambia, è finito il Ramadan e potete sia a livello sentimentale, sia a livello di fortuna, sia a livello lavorativo, proprio sia a livello di benessere psicofisico, sia a livello proprio di star bene con voi stessi e di essere contenti e soddisfatti di quello che siete riusciti a fare. È un momento buono, è un momento decisamente buono che nel giro di qualche settimana vi chiederà di prendere qualche decisione poi per ripartire alla grande, alleggeriti di quello che non funziona e soddisfatti ed ebbri di quello che vi fa felici veramente. Quindi buona rinascita anche questa settimana, fatemi sapere come va, raccontatemi le vicende appassionanti dell'Ariete e dell'ascendente Ariete, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, ma anche ragazzi Luna in Toro, perché la Luna in Toro è in esaltazione, quindi chi ce l'ha sicuramente risente di questi transiti. Siete reduci da una potentissima, insomma, rivoluzionaria, anche per un tradizionale e pigro segno, come quello del Toro, siete reduci da una Luna piena in toro congiunta ad Urano retrogradi che vi ha sicuramente segna un prima e un dopo in questo 2022 e forse anche nella vostra vita e forse anche rispetto a agli ultimi 20 anni caratterizzati dal ciclo del nodo nord in toro che dall'anno scorso è tornato nel segno
concludendo i cicli iniziati nel 2002-2004, nel 2003-2004 e riaprendone altri che insomma dovrebbero essere probabilmente un po' più promettenti, ma sicuramente più dissacranti, più rivoluzionari. Quindi qualcuno di voi probabilmente si è liberato di qualche grandissimo peso, qualcuno ha dovuto apportare così fare un cambiamento, portare un cambiamento nella propria vita, non tutti saranno stati contentissimi, chi sì, chi no, fatto sta che probabilmente ripartite alleggeriti. C'è anche qualche toro che è riuscito a fare il processo inverso, siccome i pianeti in toro, soprattutto con Urano, no, parlano di rivoluzione nel controllo, ma proprio nei possedimenti e nei beni, c'è chi ha lasciato andare, ma c'è chi è riuscito anche ad annettere perché comunque un Urano retrogrado, una luna piena su Urano retrogrado consente anche di riuscire, no, se uno si impegna e lo vuole veramente, nonostante le quadrature di Saturno, ad ottenere qualcosa a cui lavorava e mirava da tempo. Quindi grandissima svolta, compiutasi poi con i pianeti nel segno dello Scorpione, c'è stato uno stellium, Sole, Luna nuova, Venere, Mercurio, quindi momento altamente introspettivo e volendo di guarigione. E che cosa accade? Che questa settimana il governatore del Toro, Venere, il giorno 16, esce dall'opposizione. Esce da un segno che ne porta esilio e caduta, quindi che non lo fa esprimere, no? Lo fa sacrificare ed entra nell'esuberante, focoso, non esattamente, no? Simbiotico e conciliante con il segno della, con le dinamiche, con le atmosfere venusiane, anzi, è molto esuberante, no? È molto legato al movimento, insomma, il toro probabilmente dopo gli ultimi mesi vorrebbe sbracarsi sul divano o veramente partire, andare alle Maldive, chi può, e prendere il sole, no? Invece, si riparte, non è ancora il momento di fermarvi, però inizia un momento di rinascita. Delle emozioni, dei piaceri, dell'amore per voi stessi, che sarà seguito il giorno 17 anche da una sorta di presa di coscienza e rinascita psicologica, perché Mercurio entrerà nel segno del Sagittario. Mercurio in Sagittario è l'esilio di Mercurio, cioè vi fate il grande dono di smettere di rimuginare. Questo è quello che potrebbe accadere, cioè fatto il grosso, fatto un lavorone immenso, avendo disperso tutte le energie per fare quello che dovevate fare, adesso si rinasce come? Innanzitutto vi regalate un periodo di strana pace mentale, perché il toro, dovete sapere, voi lo sapete benissimo, toro, ascendente toro, luna in toro, non oso immaginare Mercurio in toro, Marte in toro, rimuginano, rimuginano H24. Quindi con Venere che entra in un segno che comunque tranquillizza, anche abbastanza ingenuo, molto gioviale, no? Il Sagittario, probabilmente farete una piccola vacanza, farete qualcosa di, non lo so, andrete a ballare, uscirete, insomma ci sarà molto movimento, poca interiorizzazione, poco sforzo tecnicamente, se non quello fisico, cioè poco coinvolgimento emotivo e mentale, a differenza degli ultimi mesi che sono stati un tour de force, anche quelli estivi, quindi momento di spensieratezza, beatitudine, follia per il toro, pianeti in Sagittario, magari vi concedete un flirt, vi fate qualcosa che vi fa uscire fuori dal recinto, vi fa uscire fuori dall'ordinario, perché il succo di questa settimana qual è? Che dopo aver lasciato andare qualcosa di grosso, la rinascita parte non solo per il relax, ma anche per l'esplorazione di nuovi spazi, perché in fisica quantistica, come nella fisica normale, quando si lascia andare qualcosa e si crea un vuoto, quel vuoto energeticamente sarà rimpiazzato. Quindi adesso è come se iniziaste a fare i conti con una nuova dimensione,
molto probabilmente alleggerita da un'energia, da qualcosa, da qualcuno, da quello che la vita vi ha portato a vivere, e adesso inizia un momento di grande alleggerimento. Ci saranno delle tensioni sul finire della settimana e sull'inizio della prossima, perché a un certo punto Venere e Mercurio entreranno un po' in contrasto con Marte retrogrado in Gemelli, quindi lì quello è l'asse della materia, là dovrete prendere una decisione, ok? Cioè, a seguito di quello che la Luna piena in Toro su Urano ha portato, dovrete pareggiare i conti, cioè dovrete ultimare, sistemare una situazione, proprio definirla. Cercare di chiuderla, cercare di chiudere queste cose, e poi, ragazzi, e poi i pianeti passeranno nel segno del Capricorno e voi sarete delle persone altamente felici. Però adesso c'è un momento di spensieratezza, di beatitudine, di beata ingenuità. Mi raccomando, Mercurio in Sagittario è veramente uno spegnere il cervello come si spegne il televisore, no? Non è un momento eccezionalmente brillante per la psiche, soprattutto poi è opposto a Marte, quindi magari cercate di monitorarvi, ok? Se vi vengono colpi di testa, no, dovuti anche allo stress dei mesi scorsi, cercate il consiglio che do al Toro, cercate di monitorarvi, godetevi il momento, lasciatevi guidare dalle emozioni che iniziano ad essere positive. Quando l'emozione visto che magari la mente non sarà lucidissima, quando l'emozione vi suggerisce, vi trasmette un turbamento, un timore, un qualcosa, fermate. Fermatevi, che per il Toro non è una cosa facilissima perché parte e va. Fermatevi, chiedete perché sto facendo questo, è un'abitudine, mi sto facendo trascinare da qualcosa, da un'energia, da qualcuno, o lo voglio fare veramente? Serve a qualcosa? Mi porta a qualcosa di buono questa cosa? O è un dispendio di energie, soldi e denaro? Io vi ricordo, attenti all'asse della materia, quindi cercate di farvi anche consigliare da qualcuno se si tratta di decisioni importanti e grosse, ma sappiate che questo Venere e questo Mercurio, dalla prossima settimana soprattutto, non tanto da questa perché lo percepirete in maniera lieve, ma quando il transito sarà pieno, sarà raggiunto anche dal Sole e dalla Luna nuova, voi raggiungerete uno step, metterete un tassello in più in quel cambiamento, in quel raggiungimento di un obiettivo al quale state lavorando dal 2020 alacremente, che non vi molla, e vedrete che la meta inizierà ad avvicinarvi, e insomma, questa gatta ce lo conferma. Quindi, un grande in bocca al lupo, fatemi sapere che cosa vi ha portato la Luna piena nel segno del Toro e come state vivendo questa rinascita, perché è una rinascita. Io sono con voi, un grandissimo in bocca al lupo, e passiamo agli amici dei gemelli e dell'ascendente gemelli. Cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli, amici, questa settimana dovete cercare di stare calmi. Da quando Marte è diventato retrogrado, allora per carità, le sollecitazioni ci sono, perché Marte, no, sul segno per 6-7 mesi non è una passeggiata, soprattutto perché in un segno doppio come il vostro vi fa, come dire, esprimere e vi fa portare alla luce quella grande contraddittorietà che vi contraddistingue, quindi cambiate idea velocemente. C'è un sacco di contrasto tra quello che sostenete, che poi non è, insomma, ripensamenti. Il consiglio è ossigenare il cervello, voi siete figli della mente, 20 respiri profondi, tecnica yogi, fate 20 respiri profondi, ossigenate il cervello e soprattutto imparare a fermarsi, perché se si va come un treno non ci si rende conto neanche del perché si fanno le cose, no? Cioè si innescano tutta una serie di automatismi. Da quando Marte è diventato retrogrado, da fine ottobre, siete abbastanza sfasati, ok?
contraddittori e soprattutto mi avete scritto sono nervoso, sta emergendo per essere visto e per darvi la possibilità di risolverlo, di provare ad affrontarlo, di guarirlo, tutto ciò che di contraddittorio e di non armonizzato c'è dentro di voi. È una caratteristica del segno perché il segno è doppio. C'è una parte molto in luce e c'è una parte molto in ombra. Quando transiti importanti sollecitano proprio il segno dei gemelli, queste due cose emergono, emergono per essere viste. Il segreto, ripeto, è osservarsi, sapersi fermare, chiedersi se avete capito bene, se avete sentito bene, perché qui tutto si muove nell'ambito del pensiero, della comunicazione, dell'ascolto, del recepire le cose, del trasformarle, del riferirle. Un altro consiglio, siccome siete alcuni, non tutti, ma insomma siete chiacchieroni, attenti al pettegolezzo, attenti a riferire cose, attenti a condirle, perché con Marte in gemelli, poi retrogrado, se qualcosa è sfuggito, ritorna. Ok? Tanto più, quindi, tanto più che questa settimana entrano Venere e soprattutto Mercurio, vostro governatore, in opposizione. Quindi, oltre a dover star calmi perché veramente siete troppo nervosi, troppo polemici, troppo contraddittori e un po' sfasati, perché insomma c'è tutta questa cosa qua, dalla prossima settimana i rapporti sentimentali potrebbero entrare in crisi. Perché? Perché contraddittorietà, proprio contrasti, assenze, presente, disordine, una sorta di disordine si presenta a voi e poi siete distratti, siete completamente assenti e questo potrebbe andare a gravare su situazioni preesistenti di grande tensione. Ora, Venere e Mercurio sono pianeti veloci, ok? Però insomma durano 3-4 settimane, quindi quando anche il sole, già ve lo spoilero, il 22 novembre, quindi la prossima settimana, il sole e la luna nuova si compiranno nel segno del Sagittario e voi avrete uno stellium composto da quattro pianeti in opposizione, beh, se le situazioni sono molto traballanti, qualcuno potrebbe allontanarsi, potreste allontanarvi voi, potrebbe allontanarsi qualcuno stanco di questo andirivieni, di questa incoerenza, di questo nervosismo, insomma no, di questa polemica. Ora, io parlo di questioni sentimentali, ma non sono escluse da questa tensione innanzitutto i rapporti con gli altri. Quindi occhio a partire da questa settimana e per le prossime tre, perché anche i rapporti non di coppia, no? Dove magari può esserci un preesistente stato di tensione, ma proprio rapporti interpersonali che si svolgono nell'ordine, proprio all'ordine del giorno, potrebbero essere conditi da misunderstanding, nervosismi e insomma, tensioni. Quindi siate zen, respiri profondi, scaricate con lo sport, leggete, osservatevi, e, insomma, e cercate di essere sereni e obiettivi, sereni e obiettivi, e lavorate sulla calma. Anche lavorativamente parlando, non soltanto andando dal panettiere e avendo molta fretta e non rispettando la fila, potrebbero sorgere delle tensioni, ma anche lavorativamente parlando, i gemelli e l'ascendente gemelli, soprattutto l'ascendente gemelli, vivono il ritorno di Giove in pesci in un settore che è quello del lavoro. In un settore che è quello del lavoro, che è quello delle aspirazioni, e congiunto a Nettuno retrogrado, un Giove retrogrado, quadrati, ma sto andando troppo nel tecnicismo, sto parlando astrologhese, ma insomma ci sono troppe energie contraddittorie. Troppe energie contraddittorie. Voi siete sfasati, al lavoro si stanno creando diverse situazioni. Non del tutto ordinate,
con le quali voi interagite probabilmente creando un po' di caos, e quindi magari c'è il richiamo e c'è la cosa da fare e allora c'è il rifiuto. Se ci si mettono anche i pianeti in Sagittario, sì, cioè ci mancano veramente i pianeti in Vergine e scoppia la guerra. Quindi si state inaugurando sicuramente un momento di tensione. Tra l'altro, state per entrare nel segno del Sagittario, che nel vostro caso corrisponde al lato ombra. Ogni segno ha il suo segno ombra, lo incontra una volta all'anno, 30 giorni, è rappresentato dal segno opposto al vostro e rappresenta quei 30 giorni complicati nei quali viene fuori proprio. Vengono fuori le nostre paure più profonde, viene fuori tutti i fantasmi, i nostri fantasmi interiori, tutte le cose che non abbiamo risolto e anche tutte le nostre paure. Per esempio, un Gemelli che no, è tanto gioviale, fa tanto il leggero, fa tanto il Peter Pan e si diverte, con un lato ombra in Sagittario ci racconta che ha paura dell'abbandono. Che ha paura dell'abbandono, che ha paura di rimanere da solo, per esempio, e con i pianeti in Sagittario potrebbe sperimentare queste dinamiche, perché causate involontariamente da lui, con questo Marte e con questo Nettuno. Quindi il segreto è osservarsi, essere critici con se stessi prima che con gli altri, cercando di stare tranquilli. Questo è l'unico modo per affrontare le paure, le nostre paure, anche perché se c'è qualcosa o qualcuno, se dobbiamo sperimentare la lontananza, l'assenza, se ci tocca questa esperienza, non sarà con il caos, con il nervosismo e negando le nostre responsabilità o una parola di troppo che abbiamo detto, che queste cose si risolveranno. A livello evolutivo ed energetico la lettura è questa. Quello che può accadere, comunque, che vi vengano, sia se avete un lavoro, sia se avete una relazione ufficiale, che vi vengano fatte nuove proposte e new entry, sia di natura sentimentale che di natura lavorativa. Prendetevi del tempo per riflettere, probabilmente ciò che di reale, promettente, genuino c'è in queste proposte sboccerà da dicembre. Vi ricordo che dal 29 dicembre c'è Mercurio retrogrado, qualora la finestra temporale per dare delle risposte dovesse essere così ampia, mi raccomando, tra il 29 dicembre e il 18 gennaio con Mercurio retrogrado, se potete non firmate, fatelo prima o non prendete decisioni. Fatelo prima o fatelo dopo. Comunque ci sono delle novità promettenti, ma occhio perché tra qualche novità promettente può esserci anche qualcosa di fatuo. Quindi centratura e calma per non prendere al volo cose che con un po' di occhio in più e con un po' di riflessione in più potevano essere lasciate andare. Dove dovevano, quindi presenza. Io vi faccio un grande in bocca al lupo, aspetto i vostri fantastici riscontri, fatemi sapere come vanno le cose e un mega bacio. Cari amici del Cancro e cari amici con l'ascendente Cancro, questa settimana i transiti iniziano ad essere un po' più movimentati e disordinati, passatemi questo termine, niente di grave, però rispetto al mese dello Scorpione, dove veramente avevate tutti uno stellium in segno d'acqua, lo Scorpione un vostro amico, c'è stata la luna piena in Toro, insomma, solitamente vi porta belle novità economiche, di benessere, miglioramento della zona di comfort, insomma, novità anche legate ad altre persone o a un progetto che si riflettono positivamente su di voi. Quindi, innanzitutto, visto che voi siete figli della Luna, probabilmente anche in questa settimana dal 14 al 21 novembre state ancora beneficiando a catena, proprio a cascata, di quella Luna piena strepitosa che avete avuto. Avete Giove a favore, Nettuno a favore. È il quotidiano però che questa settimana si complica un pochino.
Cerchiamo di capire cosa. Allora, Venere il 16 e Mercurio il 17 lasciano l'amico segno dello Scorpione e entrano nel movimentato, scalpitante e irrequieto segno del Sagittario. Quindi o il quotidiano si complica, no? Cioè, non è che accadano grandi cose, ma nel quotidiano accade qualcosa che crea, sapete, quell'evento esterno, imprevisto, che altera un po', la realtà. Non è detto che la cosa sia totalmente spiacevole, però beh, i pianeti Venere e Mercurio in Sagittario, opposti poi, insomma, nelle prossime settimane a Marte in Gemelli retrogrado, insomma, creeranno quelle situazioni di incertezza. Avete presente quei periodi in cui si è incerti, magari ci dicono che forse ci spostano al lavoro, o forse c'è una novità, magari arriva un collega temporaneo, una supplenza, una sostituzione, queste cose così, quella novità che lascia il tempo che trova, che poi rientra molto probabilmente, che non è destinata a rimanere, ma ti crea quel subbuglio un po' particolare. Quindi possono accadere queste novità lavorative, può esserci anche, no, tra le varie, come dire, complicazioni del quotidiano, visto che si tratta di Venere e Mercurio, magari un familiare da seguire un attimo, no? Qualche novità, magari un familiare che decide di partire, sapete, quelle novità in famiglia, qualcuno che parte, che si sposta, che fa così. Ovviamente queste sono delle notizie che ancora non hanno, così, che alterano, no, la consapevolezza, perché alterano, come dire, lo stato di coscienza, perché immettono una novità e quindi voi iniziate a farci i conti, magari vi disorientano. Però si vedrà successivamente se poi queste cose che arrivano questa settimana, quindi queste novità movimentate, diventeranno realtà, cioè avranno un proseguo. Quando lo saprete, allora già ve lo spoilero, perché immagino il panico che sono riuscita a suscitare, no? Perché a volte sono maestra in queste cose. Quello che potrebbe, che, diciamo, la prima fase di evoluzione che potrebbe darvi già delle risposte, no? Per far capire che cos'è questa novità transitoria, che obiettivamente sembra molto transitoria, è il 23, le giornate fra il 22, il 23 e il 24 novembre, quindi la settimana successiva, perché ci sarà la luna nuova in Sagittario. E quindi qualcosa si rivelerà così, una cosa che è un buco nell'acqua, qualcosa invece potrebbe avere un proseguo. Ovviamente una Venere in Sagittario e un Mercurio in Sagittario possono rappresentare anche una conoscenza sentimentale, un flirt particolare, no? Che vi va a asco, che vi capita così fra capo e collo e che vi fa scombinare, vi scombina un pochino il tran tran quotidiano, che magari è ben oliato, ben impegnati. Quindi questa cosa si può, come dire, annunciare anche in questi termini. Può esserci un flirt, una novità, un colpo di fulmine. In questo caso, in questo specifico caso, visto che avete Giove, visto che avete Giove a favore e visto che fra mese e mezzo Giove si metterà in un interessante aspetto dissonante, se non vi volete complicare la vita e avete una situazione sentimentale, familiare, che vi soddisfa, siate sufficientemente accorti e meno birichini del solito da non dare un grande proseguo, da non abbandonarvi, no? A questo momento di, come dire, di evasione, perché qui con i pianeti in Sagittario il Cancro di questo fa esperienza, perché poi la situazione da Natale, quando Giove arriverà in Ariete, potrebbe farsi dolente. Perché io vi ricordo sempre che questi 2 mesi di Giove in Pesci, che sono un regalo dell'universo per farvi respirare, e dal 28 ottobre al 20 dicembre, e per farvi capire
come stavate prima e come andrete a stare dopo, magari no, dopo gli incipit avuti nell'estate del 2022, serve proprio a farvi capire che se voi immettete se voi date troppa evasione, no? Date troppa energia all'evasione, al bisogno di evasione, o se voi cadete in certe dinamiche, quando c'è Giove in Ariete, si rischia di essere costretti poi a prendersi le conseguenze, no? Di quelle scelte e di uscire dalla zona di comfort, perché se non uscite voi, esce il partner e rimanete soli come un cucco, perché quando ci sono i pianeti abbastanza importanti in segno cardinale, e voi siete un segno cardinale, quindi voi ne risentite particolarmente, i pianeti cardinali sono Ariete, Cancro, Bilancia e Capricorno, quelli sono i pianeti che hanno la forza di innescare il cambiamento, sono praticamente gli unici segni zodiacali. Infatti voi e gli altri segni cardinali appena citati sono quelli che coincidono proprio come energia, cioè la natura ce lo spiega, ce lo mostra, ce lo rivela, coincidono con il primo segno zodiacale che inaugura le stagioni. Voi siete il primo segno dell'estate, l'Ariete, e il primo segno di primavera, la Bilancia, l'autunno, e così sì, e così via. Questo per dire che quando Giove rientra in Ariete, non può fare altro che farci iniziare a tutti, ma voi particolarmente, non può che farci iniziare a tutti una nuova fase di vita, perché è proprio legato all'individualità, quindi qualcosa che ha a che fare con delle nostre iniziative, con qualcosa in cui siamo soli noi davanti alla vita, il che non vuol dire che ci fa piazza pulita e rimaniamo gli unici uomini e le uniche donne, no? Dopo la fine della terra, è un modo di dire per cui alle nostre azioni possono esserci delle conseguenze, per cui se tutti iniziamo da soli, ma dipende da che cosa abbiamo seminato. C'è chi inizia una nuova fase di vita che invece è magari molto soddisfacente, chi la inizia da solo perché ha fatto i danni. Quindi occhio alle evasioni. Questa Venere e questo Mercurio in compenso sono molto buoni per prendervi cura di voi, per le cure estetiche, per coccolarvi e per dedicare del tempo a delle cose culturali o sportive, insomma a degli avvenimenti anche in coesione con altre persone che vi piacciono, no? In comunione proprio con altre persone, quindi dei momenti molto divertenti o legati alla vostra persona. Ci sarà molto nervosismo, un po' di nervosismo proprio per queste new entry, questi bisogni di evasione che arrivano, e dovrete prendere, come suggerivo, delle sagge decisioni. Anche voi attenti al nervosismo, agli scatti, c'è un momento, è un momento in cui dovete veramente guardare dentro di voi, un'occasione d'oro per guardare dentro di voi e per guarire tutto quel nervosismo che può emergere, perché quando una cosa emerge vuol dire che noi siamo pronti e abbiamo le risorse per risolverla. Quindi, insomma, queste sono 2 o 3 settimane particolari, ma non avete sempre Giove a favore, Urano a favore, Nettuno a favore, quindi fra poco Saturno sarà a favore, quindi buon senso e saggezza ci porteranno lontano. Ragazzi, io aspetto i vostri preziosi feedback, vi mando un grande in bocca al lupo, fatemi sapere che cosa succede e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, finalmente questa settimana il cielo inizia a cambiare, voi vi siete già liberati di un grande spauracchio quando il 23 ottobre Saturno, sempre in opposizione, però quantomeno è tornato diretto, quindi l'aria si è alleggerita, le cose hanno ripreso, no, a macinare, a muoversi, perché c'è stato uno stallo pazzesco a partire dal 4 giugno, giorno in cui retrogrado ai noi è diventato Saturno, ai noi è diventato retrogrado, fino al 23 ottobre, quasi 5 mesi, quindi pesantissimo.
Avete, quindi a ottobre avete già guadagnato questa cosa, poi c'è stato il momento di trasformazione, di incubazione di tutte le luci e le ombre del mondo, che fa parte di quella fase, di quel laboratorio alchemico, che è il segno dello scorpione. Ci siamo ancora dentro perché questa è l'ultima settimana, la settimana dal 14 al 21, ma almeno lo stellium di acque profonde legate al segno plutoniano dello scorpione inizia alla spicciolata a alleggerirsi, sciogliersi, e il giorno 16 Venere entra nell'amico divertentissimo segno del Sagittario, e il giorno dopo, il 17, Mercurio entra in Sagittario a favore. La settimana successiva sarà ancora meglio perché solo in luna nuova il 22, il 23 finiranno di allietarvi. Che cosa porta tutto questo? Allora, dopo un momento di introspezione, un momento forse di insolitudine, un momento dedicato magari a rielaborare gli avvenimenti, le perdite, tutto quello, no? Così legato proprio alla famiglia, alle origini, un momento introspettivo, finalmente arriva l'aria legata al fuoco e iniziate a divertirvi, arriva l'amore, arriva il divertimento, arrivano quei momenti in cui o al leone piace tanto o iniziate a preparare qualche vacanza, perché il leone è maestro nello scandire all'interno del calendario annuale quei momenti, no, che spezzano le grandi vacanze, no, e che ti alleggeriscono il periodo. Quindi o state progettando una bella vacanza o partire proprio e quindi meglio ancora, o una cosa non esclude l'altra, una la fate, una la farete, arriva anche amore e divertimento. Amore e divertimento così che vi prendono, se siete single si tratta di bellissime novità che tendono il braccio, lanciano il sasso a quello che poi vi farà porterà Giove in Ariete. Quindi molte delle conoscenze che arrivano adesso, soprattutto in concomitanza con la prossima luna nuova in Sagittario, potrebbero hanno un potenziale di sbocciare altissimo, che poi a Natale, insomma, potrebbero farvi passare un Natale molto fortunato. Anche la fortuna in generale è dalla vostra, per tutti quelli che sono, no, i vostri obiettivi e le vostre cose. C'è un momento di tensione nelle amicizie o nei colleghi al lavoro, o se siete degli studenti o se lavorate, no, nella scuola, in ambito scolastico, con le classi, con le cose, le polemiche. Quindi c'è un momento un po' teso per quanto riguarda gli amici, le polemiche, il gruppo, i colleghi, e l'amore vi salva. L'amore, il divertimento, la vacanza, quella sfera di evasione vi salvano da queste tensioni, e questa settimana quindi iniziate finalmente a respirare, perché o l'amore migliora se siete anche in coppia, ragazzi, perché l'amore non arriva soltanto se siete single. Se siete single arriva molto molto probabilmente se non siete troppo chiusi, se non siete troppo impauriti e non avete messo la muraglia cinese fra voi e i sentimenti. Ma anche se siete in coppia, e ovviamente la vita porta a vivere anche cose di ordine pratico che distraggono. Con questi pianeti in Sagittario c'è un recupero proprio dell'affettuosità, un ritagliarsi del tempo, un momento di vicinanza, di ritagliarsi del tempo per sé, proprio un bisogno di stare bene, di volersi bene, di amarsi. Insomma, è un momento assolutamente bello che migliorerà nei giorni a venire, che migliorerà nelle settimane a venire e che si svilupperà ancora meglio quando arriverà Giove. Perché voi siete ancora in fase di rinascita, anche se avete avuto già i primi 5 mesi di Giove, adesso che c'è stato il terzo ritorno di Giove in Pesci dall'Ariete che vi ha portato delle novità, adesso siete in fase di rielaborazione, di risistemazione delle novità che sono state portate. A Natale rinascerete, siete fra quelli che rinasceranno, proprio come, no, il Natale vero, quelli che celebreranno il Natale come il risveglio dell'anima, no, dell'essere umano in Dio, in Gesù, questo ve lo auguro, proprio, no, il Natale del cuore,
Adesso siete comunque in una fase di rielaborazione dove non tutto è in ordine, ovviamente, perché ci sono stati dei grandi cambiamenti. Forse siete fra quelli che con la luna piena in Toro congiunta Urano della scorsa settimana hanno avuto dei grandi cambiamenti, transazioni immobiliari, grandi cambiamenti lavorativi, cioè proprio c'è stato un'energia poderosa che si è spostata in dare o in avere, cioè o avete lasciato andare o avete acquisito, ma insomma, tanta è stata l'energia, fosse anche soltanto in essere, cioè fosse soltanto, anche fosse soltanto dal punto di vista psicologico, cioè aveste cambiato completamente prospettiva di vita, è tanta l'energia che si è spostata. Quindi è in fase di rielaborazione, l'universo però vi aiuta e con i pianeti in Sagittario vi fa ritagliare al di fuori delle tensioni, al di fuori del lavoro, dello stress, un'isola felice dove ricaricarvi perché ce n'è tanto bisogno e perché siete reduci da 2 anni e mezzo, quasi 3, di Saturno retrogrado. Come dico sempre, il peggio è passato. Ragazzi, il peggio è passato. Il peggio è passato quando, dal 20 agosto, quando è arrivato Marte, perché Marte in Gemelli può essere anche polemico e contraddittorio, ma per un leone e un ascendente leone è sempre meglio di Marte in Toro. Il peggio è passato quando il 23 ottobre a Step, Saturno ulteriormente, il peggio era passato quando Saturno è tornato diretto. Quindi siete in fase di rielaborazione. Tra Natale, Santo Stefano, Capodanno, le cose andranno ancora meglio. Vi state togliendo una zavorra dietro l'altra, state facendo un buon lavoro. Possiamo ripetere questa settimana ulteriormente che il peggio è passato, ma il processo di trasformazione non è finito. Finirà quando Saturno, il 7 marzo, entrerà nel segno dei pesci, ma quello che Giove, le atmosfere che Giove in questa rinascita vi sta suggerendo adesso nel suo terzo e ultimo ritorno nel segno dei pesci e la chiusura dei cicli iniziati nel 2010, nel 98, nell'86, nel 74, in tutti quei cicli di Giove legati ai pesci di cui trovate la tabella sulla pagina Instagram di Spazio Indaco, nei post qui su YouTube, se volete mettervi a giocare, no, con la memoria e a ripensare che cosa sta accadendo, questa fase di rielaborazione, queste atmosfere che sta portando Giove, che sta riportando o risollevando Giove in pesci, danno il via ad una rinascita, la rinascita di qualcosa che sarà portata da Saturno in pesci, là si chiuderanno dei cicli iniziati nel 94-95 o forse negli anni 60. Sto preparando le tabelle di Saturno in pesci perché ci siamo quasi, però non mollate, anche se vi state divertendo e vi state ricaricando ed è giusto, non mollate il lavoro di introspezione perché c'è qualcosa che deve arrivarvi, consapevolezze, parlo di consapevolezze, di percezioni e di spiritualità. La partita non è chiusa. Fatemi sapere che cosa vi arriva, perché insomma un leone che ha attacchi di misticismo è raro, è assolutamente raro, quindi aspetto i vostri feedback, vi mando un grande bacio, divertitevi anche per noi e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, io mi auguro che abbiate utilizzato, come dire, le energie guaritrici del segno dello Scorpione, dell'ultimo mese che abbiamo tutti vissuto e che a voi hanno fatto, diciamo, aspetti particolarmente favorevoli, perché da questa settimana iniziano le novità, iniziano delle novità che vi potrebbero portare veramente molto lontano, che comunque potrebbero cambiare la vostra routine. E quindi io spero che, visto che siete delle persone che amano
che tutto sia in ordine, io vi auguro che abbiate fatto chiarezza dentro di voi. Chiarezza dentro di voi perché? Perché il 16 Venere, ma soprattutto il 17 novembre di questa settimana, il vostro governatore Mercurio lascia, l'introspettivo, ma lucido, segno dello Scorpione ed entra nell'entusiasta e pieno di novità segno del Sagittario. Che cosa significa questo? Che alla spicciolata, ma una al giorno, perché il 16 Venere, il 17 la sentirete ancora di più perché il vostro governatore Mercurio, poi la settimana ancora successiva, il 22 il Sole entra in Sagittario, ci sarà il 23 se non erro la Luna nuova, inizia ad arrivare ogni giorno sempre di più un'energia di fuoco, un'energia movimentata che quindi inizia a portare notizie, prima notizie, incontri, persone, chiamate, telefonate, convocazioni, partenze. Insomma, il quotidiano inizia a movimentarsi e qui si apre un ventaglio di possibilità per cui o il cambiamento vi arriva in sede, quindi un corso di aggiornamento, una formazione, un nuovo lavoro, uno spostamento di ufficio, insomma, no, a seconda del lavoro che svolgete, oppure vi chiamano perché avete portato il curriculum in un posto, no? Inizia proprio a cambiare il quotidiano, cioè la vostra routine cambia o la novità che vi porta lontano viene da voi. Ripeto, se rimanete come location dove vi trovate, o è un corso di formazione, cioè la novità, in termini di segno del Sagittario corrisponde a nuove conoscenze. Oppure magari una persona che viene da fuori e la incontrate, inizia magari sul luogo di lavoro o dovunque, inizia a frequentare, ad entrare nella vostra realtà e da lì nascono nuove cose, no? Nuove situazioni che possono essere di qualsiasi natura. Quando si tratta di Venere, potrebbe essere anche qualcosa di sentimentale. Quindi, insomma, è comunque qualcosa di piacevole, no? Cioè le novità sono piacevoli, però cambiano la routine. Ora vedremo, cercheremo di leggere queste energie e di vedere quale potere hanno, quanto potere hanno di cambiare, no? Nel lungo termine la vostra vita, la vostra routine, visto che siete soggetti anche ad altri transiti interessanti, o se si tratta di un fuoco di paglia, poi molto dipende da voi, non soltanto dalle stelle. Quindi o la novità viene a voi, quindi voi non cambiate la location, stavo dicendo, ma il quotidiano si condisce di cose nuove, oppure qui si tratta proprio di partire, di dire, magari le chiamate, le notizie arrivano da lontano, perché voi avete avuto una luna piena l'8 novembre, congiunta Urano, no? Congiunta al nodo nord, particolarmente favorevole per voi, in un settore nel quale mi fa pensare che qualcuno da lontano possa avervi richiamato. Che qualcuno possa avervi richiamato, oppure che vi sia venuto voglia di riprendere gli studi, di imparare quella lingua, è qualcosa che probabilmente, non è una novità. C'è qualcosa che riemerge, qualcosa che non era niente male, qualcosa che non era niente male, che riemerge dal vostro quotidiano e però lo cambia, no? Perché ritornano situazioni verso cui vi dovete muovere. Questo è il senso. Ora, a seconda del vostro tema natale anche, qui questa settimana possono arrivare semplicemente delle notizie, delle idee che poi potrebbero svilupparsi. Adesso vedremo la prossima settimana, ve lo anticipo perché vi riguarda particolarmente la prossima settimana. Insomma, se c'è qualcosa di tangibile, se c'è qualcosa che è molto in linea con voi, se c'è qualcosa che vi tocca sperimentare con la luna nuova del 23, le novità, le idee, gli incontri, così le parole, le notizie di questa settimana, la prossima possono già avere degli esiti. Altrimenti, siccome insomma non tutti abbiamo la stessa apertura verso il nuovo e non tutti abbiamo una realtà che può essere messa in discussione così, no? C'è chi si trova in una fase di cambiamento, quindi cerca la novità dall'esterno, c'è chi sta
sta ancora valutando, insomma, tutto sommato, non è ancora arrivato magari a mandare tutto all'aria, sia lavorativamente parlando che sentimentalmente parlando, no? Perché di questo si tratta, insomma, di cambiamenti che iniziano adesso, così col contagocce, ma che nel giro di poco possono prospettare qualcosa di più importante. Quindi per alcuni, quelli già pronti al cambiamento, quelli che hanno già messo in discussione da tempo la loro realtà, non aspetta, e che non aspettano che una novità che arrivi. E qui nel giro veramente di 2 o 3 settimane la decisione è presa e potreste veramente andare. Altri valuteranno un po' di più e laddove le proposte, laddove le novità di questa e della prossima settimana fossero valide, gli sviluppi, quindi le cose diventeranno realtà a partire da Natale, cioè dal 20 dicembre, quando Giove entrerà nel segno dell'Ariete. L'Ariete è legato all'inizio di tutte le cose, quindi avrete questo mesetto per un mese e mezzo abbondante per valutare e per organizzarvi, e quando arriva Giove, come dire, la cosa inizierà a prendere corpo, a svilupparsi, qualsiasi cosa sia, amore, sentimenti, quello che è. Visto che non è ancora uscito l'oroscopo della Vergine, ma ne ho già abbondantemente parlato, e visto che siamo arrivati così in uno spoiler al mese di dicembre, a fine dicembre, volevo avvisarvi che a dicembre avrete Mercurio a favore in Capricorno, quindi tutto bello, farà anche un bel sestile con Giove. Quindi vi aiuterà a prendere delle decisioni, insomma, a muovervi in maniera molto concreta, però ci sarà la Mercurio diventa retrogrado, ci sarà la retrogradazione di Mercurio dal 29 dicembre al 18 gennaio e sarà anche congiunto a Plutone. Quindi prendete prima le decisioni, no? Organizzatevi prima, perché poi quando c'è Mercurio retrogrado ci sono i ritardi, se è possibile sarebbe meglio non esordire. No? Certo, poi se uno vi chiama e dovete partire il 2 gennaio, uno prende parte, però tutte le decisioni, tutte le cose, no? L'organizzazione, è meglio farle prima. Solitamente con Mercurio retrogrado è meglio risolvere le faccende del passato, mettere in ordine le faccende del passato, piuttosto che prendere decisioni proprio in quella fase di retrogradazione per il futuro, perché poi di solito ci si ritorna su. Ci si pente perché si scopre che, insomma, il pensiero, le idee non erano state validissime. Quindi qui ci sono delle grandi novità che possono avere degli sviluppi interessanti. Vi ricordo che soprattutto l'ascendente Vergine a Giove in settima, a Giove al discendente, quindi ci sono grandi novità perché se ci sono dei rapporti lavorativi o interpersonali che insomma traballano e fanno acqua da tutte le parti e che nell'ultimo anno si sono già insomma rivelati fallaci, inaffidabili, no? Cose di questo a intermittenza, allora nei prossimi 2 mesi, entro Natale, con Giove di nuovo al discendente, potrebbero avere un esito. Quindi si capirà se queste cose durano, se vi vengono rinnovate, o se arrivano alla fine e quindi siete liberi. Stessa cosa per i rapporti sentimentali. L'ascendente Vergine ha Giove in settima nei prossimi mesi, quindi o c'è uno sviluppo, un accrescimento, un'ufficializzazione, un upgrade di questo rapporto, o questo rapporto potrebbe iniziare a dimostrare, diciamo, come dire, tutta la sua poca consistenza, ok? Per l'ascendente Vergine, per la Vergine, scusate ragazzi, anche voi in qualche modo risentite del transito di Giove in Pesci come se fosse al discendente, quindi anche per voi potrebbero valere le cose che ho appena detto, cioè che i rapporti o si sviluppano o iniziano a dimostrare tutte le sue fragilità, ok? In generale, voi dovreste stare un pelino più attenti dell'ascendente Vergine, perché quando il Sole ha Giove opposto, solitamente ci sono dei momenti di scarsa lucidità, più che altro vengono fuori le nostre paure, i nostri fantasmi, quella l'emotività non risolta. Quindi, per la Vergine, se potete, aspettate, insomma, che Giove torni in Ariete prima magari di
fare cose grandissime, soprattutto gli incontri sul personali andrebbero presi con le pinze e andrebbero veramente vissuti con molta, non dico con spirito critico, ma insomma andrebbe valutato chi avete di fronte, l'attendibilità di quello che dicono, valutare se la veridicità di tutto quello che vi viene detto, sia lavorativamente che personalmente, è un'altra cosa. Quando la Vergine ha Giove e Nettuno opposti, sarebbe il caso che non intraprendesse dei percorsi, spirituali. Perché con l'opposizione di Nettuno, acuita da, Giove, quindi la obnubila e confonde ancora di più, solitamente magari le persone che si incontrano e i percorsi che si scelgono non sono quelli in linea per voi. Provare per credere, ma se vi fidate, per la mia esperienza pregressa, vi conviene, quindi rimandate queste cose all'anno nuovo. Ragazzi, io spero di esservi stata utile con queste previsioni. Fatemi sapere come vanno le cose. Insomma, la Vergine, l'ascendente Vergine, anche la Luna in Vergine stanno andando avanti verso, no, un percorso di cambiamento. Quindi faccio il tifo per voi. Vi mando un grande bacio. Aspetto i vostri feedback e passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia, cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana, il giorno 16, il vostro governatore esce dall'introspettivo segno dello Scorpione, esce anche dall'asse della materia, perché insomma i pianeti in Scorpione si sono scontrati con la Luna piena in Toro, quindi l'asse della materia, i soldi, queste questioni, l'eredità, quello che potete fare, quello che vi aspettate, che non è arrivato, insomma ci sono state delle settimane abbastanza intense. Questa settimana il vostro governatore esce dallo Scorpione, esce dall'asse della materia ed entra nel segno del Sagittario. Il giorno dopo sarà seguito anche da Mercurio, quindi e si opporranno poi nelle prossime settimane a Marte. Quindi qui ci spostiamo nell'asse della conoscenza. Se nelle settimane scorse avete valutato, no, siete stati molto concentrati a valutare veramente le vostre risorse, a pareggiare i conti con il passato, ad aggiustare il tiro, qui si parla anche di ex mariti, non è soltanto qualcosa che riguarda voi e l'eredità della vostra famiglia, proprio a livello materiale, qua si può parlare anche di ex mariti, di vecchie relazioni, proprio di separazioni, quindi di riapparare i conti con il coniuge, quindi potrebbe esserci, come dire, entrata la legge di mezzo da questo punto di vista e se siete o dei dipendenti statali o se comunque aspettavate qualcosa, ragazzi, dallo Stato, anche in questo caso, sapete, tipo anche gli arretrati della pensione, insomma, c'è proprio qualcosa di fiscale legato allo Stato. Anche in questo caso, nelle scorse settimane, insomma, potreste essere stati interessati da questi ragionamenti, sbattimenti, proprio riequilibrare i conti, no? Tra dare e avere, tra quello che dovete, che pensavate. E, insomma, è stata una settimana. Sono state settimane abbastanza impegnative. Però adesso il vostro governatore si mette in una posizione assolutamente favorevole e quindi arrivano buone notizie, assolutamente. Incontri positivi, chiarimenti, si distendono i rapporti, si rientra in un clima gioviale, in un clima gioviale, in un clima estroverso, affiatato, sincero, leale, focoso. I fantasmi e le ombre delle scorse settimane sono spariti, siete usciti dal regno, state uscendo, no, alla spicciolata dal regno di Marte, che insomma a dei venusiani non fa piacere, no? Perché comunque sono delle atmosfere molto, molto forti, molto con delle lotte, poi nello Scorpione, no? Delle lotte intestine, si scende in profondità, la Bilancia non scende in profondità, la Bilancia crea bellezza, ma insomma è tutto molto esteriore, è tutto fatto di aria ed è tutto molto leggero.
Quindi, prima Venere il giorno 16, porta distensione, amore, anche se avete avuto delle tensioni con il partner, un allontanamento con una persona che vi piace, no? Dei momenti di freddezza, momenti di gelosia, uno o l'altro hanno provato ad indagare, a controllare, insomma, no? Se ci fosse, se c'erano altre presenze, altre situazioni. Adesso tutto dovrebbe rientrare nella tranquillità, e quindi tutto si ridistende. Vedrete che la settimana prossima sarà ancora meglio. Probabilmente ci saranno anche dei viaggi, degli spostamenti positivi, o se aspettate dei trasferimenti, e insomma, no, delle risposte a colloqui, concorsi, cose, anche a risposte se avete fatto delle domande, di questioni fiscali, dovrebbero essere molto molto positive. Di contro, se la luna piena in toro congiunta a Urano, che insomma per la bilancia, anche per l'ascendente bilancia, si è andata a collocare comunque in un settore scomodo, se è emerso qualcosa, se avete scoperto, se vi è stato detto, se siete stati scoperti, perché insomma poi l'energia, quello che accade fuori è lo specchio di quello che abbiamo dentro, insomma, se c'è la predisposizione affinché qualcosa, no, emerga dal profondo, perché l'energia ormai è pronta e non si può più tenere nascosta. Se qualcosa, insomma, ragazzi, è venuto a galla nella scorsa settimana o sta accadendo adesso e porta alla fine di una situazione, allora in quel caso i pianeti in Sagittario, che si verificheranno dal 16 al 17, poi il 22 e il 23 novembre, indicano forse l'inizio di un allontanamento. Ok? Perché se qualcosa finisce, poi a un certo punto bisogna iniziare, come dire, a pensare al dopo. Anche se un lavoro finisce, anche se un rapporto lavorativo finisce, bisogna organizzarsi e trovare dove andare. I pianeti in Sagittario, che portano la novità, portano il viaggio, portano l'acquisizione di nuove competenze, insomma, portano ad andare lontano, non sono legati a rimanere qui, potrebbero essere letti in questo senso. L'energia del Sagittario è anche molto gioviale e quindi può ripristinare la pace, però è stata una luna molto potente, congiunta a Urano retrogrado con elissi, o eclissi in un segno venusiano, e quindi qualcuno, siccome Urano era retrogrado, se c'era qualcosa che traballava, andava cambiato, scusate, molto tempo, se non era più recuperabile con questa luna, potrebbe essere lasciata andare. Quindi questo è una situazione di esito, ci sono molte energie di esito, o dentro o fuori, o così o veramente. Quindi se le situazioni si sono chiarite, allora con i pianeti in Sagittario ci sarà la pace. Se siamo arrivati ad un punto di rottura, di non ritorno, allora bisogna iniziare ad organizzarci. E tutto quello che parte adesso, no, dalla settimana del 16, quando il vostro governatore entra in Sagittario, avrà un mese e mezzo di incubazione. E poi fiorirà in una nuova, no? In un nuovo percorso di vita, in una nuova situazione lavorativa, economica, sentimentale, che si presenterà nelle giornate di Natale. Nello specifico, verrà sviluppata da Giove in Ariete, che è legato all'inizio di tutte le cose, e che farà il suo ritorno nel segno dell'Ariete dal 20 dicembre fino al 16 maggio 2023. Quindi quella è la vostra fase di inizio di un nuovo momento. Ok? Quindi valutate le conseguenze, no, di questa luna in toro, vedete come si mette l'energia questa settimana. Fatemi sapere, scrivetemi
Scrivetemi nei feedback, no? Scrivetemi nei commenti il vostro feedback e insomma vediamo di capire, di dare un indirizzo a queste energie perché la luna della scorsa settimana è stata veramente dirompente. Quindi aspetto i vostri feedback, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, la settimana scorsa avete vissuto una luna piena particolarmente importante, probabilmente avete definito una situazione in crescita, no? No, in entrata o in uscita, ma comunque era qualcosa che volevate fare da molto tempo, probabilmente avete definito qualcosa che è iniziato tra il 5 luglio e il 20 agosto del 2022. Quando ci fu tutta una, come dire, una congiuntura nel segno del toro che dava inizio a qualcosa, a un moto un po' lento, probabilmente causa quadratura di Saturno retrogrado, ma dal 23 ottobre poi qualcosa si deve essere mosso, è come se le lancette dell'orologio avessero ripreso a partire e con la luna piena in Toro congiunta Urano retrogrado, insomma dell'8 novembre, qualcosa deve essere definito o è stato definito. Molti mi hanno scritto: guarda, non è ancora accaduto nulla. Allora, ragazzi, i tempi sono lunghi perché Urano è ancora retrogrado. C'è chi ha concluso grandi cose, c'è chi si era mosso per tempo, c'è chi segue l'astrologia evolutiva o comunque ha fatto dei percorsi di crescita e sa quello che vuole e sa gestire le energie. Noi non siamo tutti uguali, ok? C'è chi usa queste energie di cambiamento, questo Urano, quella congiunzione di Urano e Marte che è stata veramente di rottura, per iniziare a cambiare piano piano la visione. Anche se si tratta di Urano, stiamo parlando di pianeti nel segno del Toro, che insomma per uno scorpione, un ascendente scorpione, devono essere integrati, ok? Quindi può essere che all'epoca è iniziato un cambiamento dentro di voi, un cambiamento che magari si è fatto sentire con una sorta di insofferenza, quindi questo non mi piace più, questo non mi piace più, e quindi state imparando. All'inizio, magari per lo scorpione i grandi cambiamenti fanno paura, no? Quindi magari ci vuole tempo anche per accettarli. Adesso che c'è Giove, ragazzi, avete Giove che è tornato nel settore dell'amore, della fortuna, tra parentesi, giocate responsabilmente, ma fino a Natale giocate perché avete una fortuna, soprattutto l'ascendente scorpione, che è veramente invidiabile, perché Giove, nel settore della fortuna, una volta ogni anno cambia segno. Però ragazzi, ci sono Giove e Giove, non tutti i Giove sono in trono come il Giove in pesci, no? O come il Giove in Sagittario. E quindi la fortuna è un po' più abbondante. Non tutti i Giove si congiungono a Nettuno. Nettuno sta in pesci da un bel po', e questo che significa? Che Nettuno è immenso. Ora, voi non eccedete con i vizi, con i divertimenti, no? Bere cose, perché Giove purtroppo porta a esagerare. Però, ragazzi, giocate responsabilmente, ma giocate, perché la fortuna potenzialmente è veramente tanta. Io questo devo dirvelo, vi ripeto, responsabilmente, perché è una cosa che può sfuggire di mano, soprattutto quando magari uno vi prospetta questi presupposti, però il momento è interessante e con saggezza e buon senso va sfruttato. Quindi, se non siete tra quelli che insomma, in questi mesi hanno concluso qualcosa, allora piano piano questa luna piena qualcosa anche a livello semplicemente emotivo deve aver portato, se vi ha fatto emergere una grande soddisfazione nei rapporti interpersonali, una certa impazienza nel voler qualcosa, allora vuol dire che c'è un'intenzione profonda, c'è una direzione, la vostra anima, la vostra coscienza, la vostra emotività vi stanno indicando una direzione ed è bene perseguirla, soprattutto perché ora, a prescindere dalla grande fortuna che non è assolutamente no, disdegnabile di Giove in pesci, se cercate l'amore,
porta veramente un amore oppure lo riporta dal passato perché Giove è veramente tanto generoso. Se desiderate avere figli, questi 2 mesi dovrebbero essere forieri di novità, di notizie, ma benefiche, insomma, di scoperte, di guarigioni, insomma, verrete accontentati nei vostri desideri. Quindi amore, figli, se siete preoccupati per i figli, perché magari devono cambiare lavoro, si stanno separando, si stanno fidanzando, vanno a vivere insieme, questi 2 mesi, beh, dovrebbero essere veramente, veramente forieri di tante belle sorprese e tante belle novità che, insomma, se non sono ancora arrivate, poco ci manca, tanto più che Marte, il vostro governatore, e Plutone restano sempre negli stessi posti, quindi Plutone resta in Capricorno. E va bene, Marte è in Gemelli retrogrado, quindi c'è chi proprio alla luce di queste nuove novità si sta facendo un po' i conti, state guardando le risorse, no? Siete un po' impegnati con l'asse della materia, c'è chi sta chiedendo, chi vuole chiedere la liquidazione, chi deve far sposare un figlio, chi sta sistemando cose per l'eredità. Insomma, i soldi, le risorse, le finanze, i soldi all'ex mariti, sono anche voi siete interessati da queste cose, no? No? Lo sarete anche in queste settimane. Perché? Perché dovete, proprio alla luce di questi grandi cambiamenti, ora vi state organizzando. Per quelli che hanno cambiato lavoro, che stanno pensando di cambiare lavoro, si vede chiaramente dal tema Natale che da questa settimana si iniziano a prospettare delle entrate da qualche altra parte, forse dovete avere la liquidazione, ci saranno, no? Delle novità che sembrano benefiche, quindi se state aspettando soldi che arrivano, questa settimana con Venere che passa in Sagittario il 16 e Mercurio, portatore di buone notizie, che passa in Sagittario il 17, sicuramente avrete, no? delle belle novità, insomma, arrivano delle belle notizie che già dalla settimana prossima, ve lo spoilero, con il sole che entra nel Sagittario e con la luna nuova, il 23 se non erro, nel segno del Sagittario, avranno degli esiti. Se con questa luna piena siete stati assunti da qualche parte, è chiaro che insomma lo stipendio, le nuove entrate, le nuove fonti, perché sembra proprio che voi abbiate un cambio di fonte di entrata, no? Soldi che arrivano come da un'altra parte, è chiaro che i soldi inizieranno, lo stipendio inizierà ad arrivare dal prossimo mese, però ci sono degli sviluppi, quindi prossimo mese sì, arrivano per carità, ma ci sono degli sviluppi e delle novità sulla base dei soldi che arrivano adesso, quindi come un aumento, insomma, delle belle novità da Natale, perché i pianeti in Sagittario che si stanno annunciando questa settimana e la prossima, poi riceveranno l'energia di Giove in Ariete dal 20 dicembre e quindi avranno uno sviluppo, avranno una crescita e daranno vita a qualcosa che forse adesso non pensate ancora, ma potrebbe veramente prospettare cose per il futuro, investimenti, ragazzi. Non saprei come potreste concretizzarlo, però vi ricordo che voi avete una primavera, ma da marzo, non serve arrivare alla tarda primavera. Voi già da marzo 2023, insomma, come non spoilerarvelo, avete dei trigoni di Saturno e Marte che sono quasi commoventi per la fortuna e per le cose belle che vi arriveranno, quindi seminate, se approfittate di questi transiti, perché quello che si semina, quello che la natura prepara in incubazione in autunno, poi primavera lo tira fuori con una gran. Se si semina in autunno, la primavera sarà abbondante. Vi ricordo che voi siete fino al 23, fino al 22 nelle giornate del vostro compleanno. Lo ricordo per chi capitasse per la prima volta su questi video: i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo del compleanno sono i 20 giorni in cui il sole ritorna su se stesso rispetto al momento della nascita, e sono quelli più determinanti in termini di energie perché dettano il trend dei 365 giorni che verranno.
Quindi cercate di fare cose buone, perché insomma ci saranno sempre degli sviluppi molto molto interessanti. Quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo. Avete un Giove strepitoso, ragazzi, godetevelo tutto responsabilmente. Fatemi sapere come vanno le cose, vi aspetto nei commenti. Vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario e cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana ci sono due belle novità, il 16 Venere e pianeta dell'amore, della bellezza, dell'arte, della guarigione, entra nel vostro segno, il giorno dopo anche Mercurio la raggiunge, quindi ben due pianeti sul vostro segno solare, sul vostro ascendente, che vi rendono più ciarlieri, più espansivi, vi fanno sentire meglio, vi fanno sentire più belli, più affascinanti, più seducenti. E soprattutto finisce, sta finendo comunque sicuramente la parte grossa di quel momento di introspezione, di laboratorio alchemico, di un po', no, di un periodo ritirato dalla vita privata che c'è stato dal 23 ottobre fino, insomma, a questa settimana, ma sicuramente meno, perché un po' i pianeti in Scorpione lo richiedono, no? Quindi di lavorare con le proprie parti in ombra, con le pulsioni, quelle più forti. È un lavoro che vi viene richiesto anche perché è il segno prima del vostro e si sa che il segno zodiacale precedente al nostro, no? A quello del nostro segno solare, chiude l'anno precedente perché il Sole sta per tornare sul nostro Sole di nascita, sulla sua posizione di nascita e quindi c'è un bilancio, no? Anche energetico. E quindi la fase precedente al compleanno è introspettiva, è di bilancio, qualcosa magari termina, qualcosa si dà inizio, proprio perché come tutte le rinascite finisce un'energia e ne inizia una nuova e affinché noi iniziamo un anno con una bella energia di novità, visto che l'essere è un essere in continua evoluzione che quindi dovrebbe sempre dare spazio al rinnovamento, sarebbe bene lasciare un po' di scorie, come quando si pulisce casa. E poi è il momento di introspezione comunque dello Scorpione per voi è importante perché il segno del Sagittario è comunque esilio di Mercurio, quindi una parte, un periodo dell'anno nel quale vi fermate a riflettere, a razionalizzare, anche a osservare lucidamente ci vuole, no? Anche per fare il punto della situazione e anche per osservarvi un attimo, per vedere quanto siete cresciuti, quanto siete migliorati. Se è un momento di defiance, no? Quindi il momento è stato positivo, ma adesso dal 17, tra il 16 e il 17, si ritorna, come dire, a fare baldoria, si ritorna alla vita esuberante, sportiva. Accadono tante tante belle cose. Innanzitutto l'amore per voi diventa importante. L'amore per voi diventa importante, insomma, compiere gli anni con la Venere, questo è già successo al segno dello Scorpione precedentemente. Fare il compleanno con la Venere nel segno è una cosa molto bella, una cosa che porta bene, una cosa che parla di rinascita, di energia positiva, di rinascita positiva, perché non è detto che si compiano gli anni con la Venere nel segno. La Venere si può spostare di circa 48 gradi davanti e dietro, quindi un Sagittario di novembre può compiere gli anni anche con una Venere in bilancia, per carità, una Venere in Scorpione o una Venere in Capricorno. Quindi un compleanno con la Venere, con Mercurio nel segno sono comunque molto buoni. Sono comunque molto buoni. Ovviamente Venere vi seguirà fino a dicembre. Quindi rinascita, bellezza, se siete stati poco bene perché c'è stato Marte opposto, voi state facendo i conti con Marte opposto dal 20 agosto, che il 28 ottobre è diventato anche retrogrado. Marte opposto può farvi fare, può far venire fuori una piccola patologia, può debilitare un pochino, no? È come se l'energia ci va contro o è come se l'energia la disperdessimo un po', magari per le troppe cose da fare, per lo stress, per la frenesia, ok? È un momento,
Sempre un po' di burnout, Marte opposto. E nel vostro caso è chiaro che voi dovete proteggervi molto, nel senso dovete stare attenti a, ecco, forse Venere nel segno vi insegnerà questo, no? Anche Mercurio nel segno vi insegnerà questo, a razionalizzare e a razionare l'energia, no? A non dispenderla, a disperderla eccessivamente, perché quando c'è Marte opposto, e voi lo avrete ancora qualche mese, insomma, fino ai primi mesi del 2023, bisogna essere parsimoniosi con le energie, cioè bisogna tutelarsi, bisogna non cedere alle provocazioni, bisogna volersi bene, bisogna amarsi molto, stare in uno stato di protezione, coccolarsi e anche se le tentazioni sono tante, perché Marte opposto implica che magari ci andiamo a trovare delle sfide fuori, cioè non serve che qualcuno ci provochi, a volte sta proprio nell'indole, nel gioco di questa energia, l'opposizione di Marte ci porta a sentirci sfidati. E quindi bisogna fare un utilizzo consapevole, no? Di questo particolare transito, Marte, opposto, no? A Sole ascendente, che rende i rapporti un po' nervosetti, che crea un po' di confusione anche in famiglia riguardo a questioni legate agli immobili, alla casa, perché c'è Giove anche quadrato a Marte. Quindi voi dovete alzare le energie personali, e così suggerisce l'universo con questo Venere, con questo Mercurio, cercare, no, di non farvi provocare, cercare di non provocare voi stessi. Questo è un gioco forza, è un duello, no? Questa energia è un duello che si muove molto sui rapporti interpersonali, che non è detto che faccia soltanto trovare dei provocatori, ma a volte si può cedere un po', no? Al nervosismo. E quindi cercate, visto che le giornate in cui il sole ritorna su se stesso sono sempre quelle che dettano poi il trend dei 365 giorni successivi, cercate di far entrare quanto più possibile l'energia venusiana, fate cose venusiane, vacanze, andare alle terme, prendersi cura di sé. Come dicevo prima, se avete avuto un calo dell'energia causato da Marte, anche dalla quadratura di Giove, con Venere in Sagittario c'è la guarigione, c'è la risoluzione, c'è il trovare finalmente, non lo so, una diagnosi, una cura, la cosa adatta a voi. È un momento che dura 3-4 settimane di grande ristoro della persona, della psiche e anche le questioni amorose. Se dal 28 ottobre, magari no, con Giove che è uscito dal segno dell'Ariete ed è tornato nel segno dei Pesci, le cose sentimentalmente si sono fatte un po' meno intense. Se avete registrato un calo della passione, magari minor occasioni e possibilità di stare insieme, così un calo del divertimento, perché giustamente abbiamo detto che i pianeti dello Scorpione sono un po' un laboratorio alchemico, ma equivale ad un momento di introspezione, quindi di Ramadan, no? Se potessimo rendere l'idea. Quindi se avete notato un calo della passione, delle occasioni di stare in coppia, di vedermi, no? Anche un di vedervi, anche un calo proprio così della spensieratezza, della vita sociale, adesso con Venere e Mercurio le cose iniziano, i contatti, le amicizie, le uscite iniziano a riprendere anche abbastanza velocemente, perché poi alla spicciolata in realtà quasi ogni giorno avete dei pianeti che escono dallo Scorpione e tornano in Sagittario, quindi l'energia torna a parlare la vostra lingua e a darvi le risposte di cui avete bisogno, perché oltre a Venere il 16, Mercurio il 17, il 22 il Sole, il 23, parliamo della prossima settimana, la Luna nuova, quindi poi insomma ci sarà un poderoso stellium che vi porta anche a fare dei cambiamenti veri e propri che coincideranno con l'ingresso del Sole nel vostro segno, perché adesso Venere e Mercurio, dopo questo periodo di rielaborazione, se anche non dovesse esserci stata la patologia, l'influenza, l'acciacco, comunque dopo una fase di introspezione e di viaggio nell'inconscio,
Venere e Mercurio, sul vostro Sole, vi portano ad una nuova consapevolezza, perché i pianeti in Sagittario sono proprio quelli che ci portano lontano, che ci portano a superare un limite, a spostare l'asticella. Sono dei pianeti molto evolutivi, no? Infatti, se la sfida invece di cedere alle sfide all'esterno, alle provocazioni esterne, la fate con voi stessi, la crescita è immensa. E quindi, dicevo, questi pianeti in Sagittario portano ad un risveglio della coscienza, ad una rinascita proprio interiore che diventerà presto esteriore e vi farà venire nuove idee. Cioè, avrete nuovi obiettivi, sarà un compleanno molto importante. Alla fine del vostro compleanno, Giove, il giorno 20, tornerà in Ariete. Quindi tutte le energie meravigliose, tutte le nuove conquiste, tutte le nuove consapevolezze che state creando, no? E che getterete nelle settimane del vostro compleanno, sbocceranno e daranno vita a qualcosa di veramente una nuova vita e a qualcosa di unico, ragazzi, veramente in termini di amore. L'amore che c'è adesso riprende, sboccia e diventa qualcosa di importante. E attenti perché veramente metterete su famiglia, ci saranno. Attenti perché il gioco si fa serio, si sa, il Sagittario ama preservare la propria indipendenza, no? Una certa leggerezza della vita, ma insomma, andate incontro a mettere su famiglia, a fare le cose molto in maniera molto, molto seria, insomma, molto bella. Ci sono grandi cose, se volete avere dei figli, insomma, sappiate che arriveranno con una certa facilità e presto, se lavorate nella creatività, se siete dei creativi, avrete delle grandissime soddisfazioni, e, insomma, ci saranno grandi, grandi cose che bollono in pentola. E queste sono proprio le settimane della rinascita, quindi io vi auguro che abbiate fatto un lavoro di consapevolezza e abbiate sfruttato i pianeti in Scorpione, sempre così impegnativi, ma così magici, per rinascere, per risorgere, come insomma un po' l'araba fenice che questo segno rappresenta, no? Richiama, vuole. Quindi io vi faccio un grande in bocca al lupo, godetevi Venere e Mercurio in Sagittario e la spensieratezza che portano e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno e cari amici con l'ascendente Capricorno, allora, questa settimana siete reduci da una luna piena in Toro congiunta Urano e Nodo Nord che ha scatenato un sacco di energie relative all'amore, alla fortuna, alla creatività e ai figli. Quindi siete reduci da un percorso che o si è concluso felicemente, di qualsiasi natura fosse, e ne è iniziato un altro, insomma, o state gettando le basi veramente per una nuova situazione. Qua stiamo parlando di grandi giochi del destino, perché la luna, e quindi anche di grandi svolte di vita, destiniche, perché volute al destino, non casuali. Perché la luna piena si è fatta tale sul nodo nord. E quindi, per chi capitasse per la prima volta su questi video, è molto probabile che si sia compiuto, sviluppato o concluso un percorso, un processo legato a queste dinamiche, a queste simbologie, l'amore, i figli, la creatività, un lavoro creativo, no? O qualcosa legato proprio alla sorte, alla buona sorte, che era iniziato tra luglio e agosto 2022, quando c'era stato un incontro nel cielo molto particolare, composto da Marte e Urano sul nodo nord. Il nodo nord è il destino. Se dei pianeti molto particolari vi si pongono su e vi si incontrano, insomma, solitamente viene rilasciata tanta di quell'energia nel cielo che, insomma, avvengono dei cambiamenti sulla Terra. Quindi c'è questa cosa che è molto positiva, no? E però e quindi, insomma, arrivano cose belle. Dimenticavo di dirvi che gli sviluppi di questa luna piena, che ci saranno e saranno ulteriormente positivi, poi sì, avranno e si vedranno da maggio 2023, quando Giove in Toro, insomma, farà fiorire tutte queste belle energie. Ma nel frattempo, questa settimana, che cosa accade? Il giorno 16, il giorno 17, Venere e Mercurio entrano nel segno del Sagittario.
e inizia, come dire, a venirvi, a tornarvi quella voglia di evasione, di fuggire lontano. Il Capricorno ce l'ha, cioè il Capricorno non è che è un animale che sta, no, uno stambecco, è raffigurato da uno stambecco che sta sulla montagna solo ad indicarne la grande ambizione, la grande forza, la grande capacità di resistenza. È anche un segno che a volte col genere umano sarà per le sue doti, ma sarà anche perché, insomma, ha un lato ombra che non vuole tanto perdere tempo con il genere umano e spesso sogna di andare veramente in Amazzonia, proprio partire nel deserto, sul cucuzzolo di una montagna, chiama il mare con una barca al centro di un oceano irraggiungibile da qualsiasi radar e da qualsiasi telefono. È una cosa che succede e solitamente quando cominciano ad arrivare i pianeti in Sagittario, anche un po' prima del vostro compleanno, inizia a venire fuori quell'eremita che vive dentro di voi e che insomma si ritirerebbe volentieri a vita privata per qualcosa o per qualcuno. In questo caso, vista la Venere, visto Mercurio, forse sono le questioni sentimentali, no? Che vi farebbero venire voglia di ritirarvi dal mondo e di godervele probabilmente. Oppure, se qualcosa è iniziato, no? Se qualcosa di molto bello è iniziato con questa o si è sviluppato con questa luna piena dello scorso 8 novembre, probabilmente avete voglia di lasciarvi andare, di vivere questo amore in maniera totalitaria e quindi lasciare un po' agli altri le cose del mondo. Se invece questa luna ha portato un distacco da qualcosa che amavate, allora probabilmente avete bisogno di un silenzio, no? Di un momento tutto per voi per riprendervi da questa cosa, insomma. Potrebbe però anche non essere l'amore quello che vi fa desiderare di ritirarvi a vita privata, potrebbero essere anche delle grandi fortune, perché avete dei transiti molto interessanti e ragazzi, anche un'indecisione, una grossa, grossissima indecisione per questioni legate al quotidiano e alla sfera lavorativa, perché è come se si stessero creando due situazioni. Allora, arrivano molte buone notizie, avete Giove in Pesci congiunto a Nettuno che veramente vi aprono un ventaglio di possibilità, di scelta, di fortuna, che sono veramente strepitose. Se aspettate anche delle risposte per quanto riguarda questioni legali, se aspettate veramente cose, comunicazioni anche legate a dei processi, a qualcosa che in passato vi ha fatto tribolare, siete veramente predisposti a buone buone notizie. Avete un Giove congiunto a Nettuno che davvero vi predispone a fare anche degli incontri molto fortunati. Anzi, volevo continuare a suggerirvi se dovete parlare con qualcuno, se dovete fare delle richieste, se dovete cambiare qualcosa, chiedere promozioni, trasferimenti. Il momento è sicuramente buono. Io approfitterei di questo Giove in Pesci, che resterà a favore del Capricorno fino al 20 dicembre, quindi molto molto buono. Però c'è questo Marte in Gemelli retrogrado che vi scombina il quotidiano, no? Possono esserci delle tensioni, dei battibecchi, un'attesa che vi snerva, delle questioni lavorative, dei piccoli trasferimenti, magari vi fanno cambiare sede 50 volte. È un momento che va così. È un momento che va così. Marte sarà retrogrado, se non erro, fino al 18 gennaio. Quindi il momento è di tensione ed è normalissimo che voi dopo un po' vi scocciate, perdiate la pazienza e desideriate veramente di andare sul cucuzzolo della montagna. Il cielo è buono, il cielo è buono, Giove è dalla vostra, la fortuna è dalla vostra, le energie di lento rilascio della luna piena della scorsa settimana continuano ad esserci, e però il quotidiano è
È pungolato, è stimolato forse anche da decisioni da prendere. Allora, ragazzi, io vi consiglio, se dovete prendere delle decisioni, questa settimana magari di tergiversare un attimo e vi spiego perché. La prossima settimana ci sarà la luna nuova in Sagittario, ci sarà la luna nuova in Sagittario e quindi avrete avuto. È una luna che predispone molto alle svolte, anche alle partenze, anche a muoversi, quindi forse avete bisogno ancora di qualche giorno, no? Almeno di attendere che tutti i pianeti siano usciti dallo scorpione che vi è molto amico e che vi fa riflettere per essere pronti a lasciare gli ormeggi. Questo è il primo consiglio che mi sento darvi e poi inizio a dirlo da questa settimana perché non tutti ascoltano l'oroscopo tutte le settimane. Mi muovo per tempo, visto che me l'avete chiesto, sto anticipando di molto, ma Mercurio sarà retrogrado nel vostro segno dal 29 dicembre al 18 gennaio. Quindi, visto che siete predisposti a svolte, visto che siete predisposti a cambiamenti, visto che state organizzando cose importanti, cercate di farlo a partire da adesso, no? Ovviamente, quando dal 29 dicembre al 18 gennaio Mercurio sarà retrogrado, fate in modo che sia già insomma tutto pronto, soprattutto le decisioni, perché qualcuno mi ha detto: ma io devo mettere una firma importante. Se è stata già stabilita e cade quel giorno, come mi è stato chiesto, un matrimonio addirittura, ragazzi, se non va bene così, così deve andare. L'importante è che tutta l'organizzazione, tutte le decisioni delle cose più importanti siano fatte prima del 29 dicembre, ok? Quindi siete in svolte, siete in momento di, insomma, di evoluzione, è giusto, poi voi fate sempre le cose bene, no? Un passo alla volta, è giusto muoversi per tempo. Quindi fatemi sapere quali belle novità vi stanno arrivando, già so che volete evadere, però insomma dovete aspettare un pochino, forse dal 20 dicembre riuscirete a trovare del tempo per voi. Vi mando un grande bacio, aspetto i vostri feedback, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici dell'acquario e dell'ascendente acquario. Cari amici dell'acquario, cari amici con l'ascendente acquario, questa settimana finalmente le tensioni portate dagli stellium di pianeti, da quell'agglomerato di pianeti in scorpione, che poi è stato opposto anche alla Luna, Urano, al nodo nord, finalmente questa settimana quelle tensioni tra famiglia, carriera, insomma indecisioni di vario tipo iniziano a scemare. Il giorno 16 Venere entra nel vostro grande amico, il segno del Sagittario, e il giorno dopo anche Mercurio, quindi poi settimana prossima addirittura Sole, Luna nuova, insomma i pianeti in segno di fuoco sono grandi amici dell'acquario perché lo fanno divertire, alleggeriscono, la smettono con le pesantezze. E quindi che succede? Inizia questa settimana un periodo molto molto bello di grande affiatamento con gli amici, di grandi confidenze, di grandi complicità, di grandi leggerezze, di rimpatriate, e la settimana prossima sarà ancora meglio. Se siete degli studenti, e magari non siete andati a scuola per un periodo perché magari siete stati male, avete avuto l'influenza, il Covid, le cose, o se ci sono state delle tensioni, no? I pianeti Scorpione indicano sempre una fase un po' più introspettiva, quindi o non vi siete sentiti capiti o proprio eravate lontani, fatto sta che questa settimana si segna un grande ritorno, un grande affiatamento, una grande accoglienza nella vostra classe, anche se siete degli sportivi, se lavorate in gruppo, se lavorate in team, se lavorate in squadra, ci sono delle belle novità. Quindi o è un ritorno vostro, o è un ritorno di qualcuno che si è assentato, o arriva semplicemente qualcuno, anche a sorpresa, che porta una ventata, un nuovo compagno, un nuovo collega, un nuovo compagno di squadra, insomma qualsiasi cosa, ma arriva una grande bella novità. E se questa settimana ancora non vedete la novità, ci sarà la notizia, una bella notizia, e poi dalla prossima settimana con la luna nuova e col sole in Sagittario congiunti,
la notizia diventerà realtà, quindi cose belle. Anche nella cerchia delle amicizie si chiariscono cose, se ci sono state delle questioni, perché insomma i pianeti Scorpione, Toro sono sempre un po' complicati per voi, oppure arriva dalla cerchia delle amicizie, arriva un incontro molto bello, molto promettente. Legato o a una persona che vi fa del bene, una persona positiva con la quale vi trovate bene, inizia una bella amicizia, oppure ragazzi, qualcosa di sentimentale, insomma, arriva una persona molto carina, una persona nuova, una persona che magari viene da lontano, da un altro gruppo, che vi corteggia, che vi fa stare bene, che vi fa divertire, quindi è un momento assolutamente positivo e queste belle novità legate alle amicizie, se no, se sono novità che possono avere degli sviluppi, avranno degli sviluppi a partire da Natale, a partire bene o male dal giorno 20, quando Giove tornerà nell'amico segno dell'Ariete e vi continuerà a riproporre tante belle novità. Io so che l'Acquario già dall'11 maggio al 28 ottobre, grazie a Giove in Ariete, che è un grande amico, è riuscito a dar vita a tante belle novità, a tante cose nuove e se magari alcune sono iniziate, ma non si, così a un certo punto si sono leggermente rallentate, quello è stato per la retrogradazione di Giove nel segno dei Pesci. Poi vabbè, c'è stato anche Saturno retrogrado che ha rallentato un po' le cose, ma lo ha fatto per farcele fare bene e quindi adesso se qualcosa si dovesse essere temporaneamente fermato nelle ultime settimane, poi con i pianeti in Sagittario e poi con Giove in Ariete dal 20 dicembre, insomma, riprenderà tutto alla grande, come se un fuoco, una nuova vita, una nuova vitalità fossero state accese Saturno e poi avessero vita e dessero vita ad una nuova fase di vita, veramente si chiude, io lo ricordo sempre, si chiuderanno cicli iniziati nel 2011, nel 99, vi lascio le tabelle di Giove in Ariete e anche di Giove in Pesci perché si chiude anche quello, adesso ne parliamo. Ve le lascio su Instagram, ve le lascio su Facebook, così potete giocare un po' con la memoria, quindi è un bel periodo. Insomma, diciamo che la fase un po' più buia è quella del segno dello Scorpione che quest'anno si contrapponeva a cose particolari e sta passando. Diciamo che dal giorno 16 inizia come se il sole iniziasse a sorgere. Avete Saturno ormai tornato diretto, che farà buoni aspetti con queste cose, oltre alle questioni delle amicizie, della squadra, dei corteggiatori, delle corteggiatrici, dei nuovi amori, no? Soprattutto magari per i più giovani o per chi si è lasciato, e i pianeti in Sagittario, per chi ora che Saturno è diretto, ne avesse voglia o ne sentisse il bisogno, parlano di nuovi progetti. Progetto da fare in gruppo, un progetto legato a qualcosa, no? Che può essere sportivo, che può essere legato all'insegnamento, alla conoscenza, ai viaggi, alle lingue, al sapere, alla spiritualità, insomma, tutto quello che è di nuovo. Se vi interessa questa cosa, iniziatela e poi Giove, iniziatela adesso perché ci sono delle ottime energie, iniziatela da questa settimana e poi Giove la farà esplodere. Visto che anche voi avete grandi, come dire, novità in ballo, vi volevo dire, lo dico per tempo perché non tutti guardano l'oroscopo tutte le settimane e quindi se lo potrebbero perdere, che dal 29 dicembre al 18 gennaio Mercurio sarà retrogrado su Plutone nel segno del Capricorno. Quindi un po' di cose le rivedrete. Siccome con Mercurio retrogrado siamo molto portati, l'energia ci suggerisce di risolvere le cose del passato e di non prendere grandi decisioni per il futuro, perché l'energia non è fatta per quello, ma è fatta per risolvere il passato, il consiglio è, visto che avete dei progetti in ballo, di non spingervi fino a lambire le giornate di Mercurio retrogrado. Se potete, organizzatevi adesso, perché così non ci saranno ritardi e cose di questo genere. Ok, con Mercurio retrogrado si dovrebbe evitare di magari esordire, aprire negozi,
lanciare attività online, quello è un momento, diciamo, dove l'energia è rivolta verso il passato. Ultima cosa che volevo dirvi, in queste settimane c'è stata la questione dei soldi. Il laboratorio alchemico, come lo chiamo io, i pianeti in Scorpione, sono stati utili per le entrate. Se adesso, nel periodo del Sagittario, con i pianeti in Sagittario, qualcosa dovesse uscire o comunque non dovessero esserci delle entrate, abbondanti come prima, beh, sappiate che è soltanto una fase, ok? Però, come dire, organizzatevi, no? Perché Giove congiunto a Nettuno fa gonfiare molto le aspettative, i sogni, le prospettive, ma voi vedrete realmente la vostra, come dire, il vostro potere economico e la vostra capacità di indipendenza a partire da marzo 2023. Quindi, come dire, siate razionali da quel punto di vista e state attenti alle spese. Questo mi sento di dirvelo, no? Proprio tutelate le finanze. Quindi, ragazzi, godetevi questo momento di grande rilassamento, di grande verve. Siete un po' indecisi, questo dimenticavo di dirvela, siete un po' indecisi tra le amicizie e le questioni sentimentali. C'è qualcosa che vi. Non so, non sapete se lasciare, no, trascurare un po' il partner a discapito degli amici per una voglia di divertimento. È come se vi barcamenasse tra queste due energie, però il vostro sole è a metà tra Marte e i pianeti in Sagittario, Venere, Mercurio, come punto di talete, quindi troverete l'equilibrio anche lì. Io vi mando un grande bacio, un grande in bocca al lupo, divertitevi, sfruttate bene questi bei pianeti in Sagittario e passiamo agli amici dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci, cari amici con l'ascendente pesci, voi siete degli esploratori nati? Non siete soltanto connessi alle energie di Nettuno, quindi non siete soltanto dei grandi, come dire, esploratori o conoscitori dell'animo umano, delle emozioni, dei sogni, delle risorse, della creatività. Siete proprio animati da un bisogno di viaggiare che è fortissimo, di conoscere, di incuriosirvi, di andarvi ad infilare, no? Sempre in nuove sfide e in cose che non conoscete. Voi veramente non vi annoiate mai. Io sfido tutti i pesci che seguono questo canale, anche ascendente pesci, a dirmi che non hanno mai viaggiato nella vita, siete veramente una rarità e che non sono mai riusciti o che non hanno mai trovato un lavoro, un escamotage. Il lavoro è un grande escamotage per farci fare quello che vogliamo, che non vi abbia portato almeno per una fase della vita, per un periodo della vita, a viaggiare. Perché dico questo? Perché adesso, insomma, Giove è tornato nel segno, quindi la voglia di espansione, che sia per mare, che sia per terra, che sia per psiche, che sia nei cuori delle persone, è tornata alla grandissima. E avrete questo Giove a favore ancora fino al 20 dicembre, quindi c'è tempo. E questa settimana i pianeti in Sagittario non fanno altro che stimolare un desiderio che è dentro di voi, insomma, da sempre. Venere il 16 entra nel segno del Sagittario, Mercurio lo fa il giorno 17, la prossima settimana avremo il Sole il 22 e il 23, la Luna nuova, quindi iniziate, secondo me, a fremere. Adesso iniziate a fremere. Potreste aver conosciuto o potrete conoscere, ragazzi, queste settimane anche qualcuno che viene da lontano, che può venire da lontano, sia geograficamente, sia conosciuto nel corso di crescita personale, ad un convegno, no, di qualcosa di particolare. Insomma, arriva qualcosa che vi, qualcosa, qualcuno, un concetto, una filosofia, una persona che vi piacciono, che vengono da lontano e che iniziano a mettervi la pulce nell'orecchio per andare lontano, no? Cioè per fare anche questa cosa, per fare questa conoscenza, per vedere quel posto. E adesso questa settimana sarà così, un'idea in essere, delle parole, delle comunicazioni, così delle prospettive. Dalla prossima settimana, vediamo con la luna nuova, insomma, che cosa si prospetterà, e con la luna nuova e con il sole che per un mese con la sua energia attiva Yang sarà nel segno del Sagittario, insomma, vi inizierà a sollecitare molto di più per, come
questa nuova sfida, per questa nuova conquista, per questa nuova consapevolezza. E potreste stare anche così un mese in riflessione, a ponderare, a conoscere, a vedere, a valutare, a frequentare, a scrutare. Poi, se ciò che è arrivato, visto che questi pianeti in Sagittario formano anche un sestile, cioè questo è un ottimo aspetto con Saturno, c'è una somma di cose, c'è una somma, c'è una quantità di conoscenze, di persone, di nuove passioni, insomma, una buona parte, una parte considerevole delle novità che iniziano ad arrivare a voi a partire dal 16. C'è una buona parte di queste cose che è destinata a restare, che è destinata in qualche modo a trovare l'energia per mettere radici nella vostra vita, a trovare un gancio e a farvi fare quell'upgrade. Perché? Perché formano un ottimo aspetto con Saturno e Saturno, ragazzi, è la durata. Fosse anche una nuova consapevolezza, dalla quale però partirà tutto un percorso che magari vi farà aggiustare il tiro per quanto riguarda i vostri obiettivi professionali, la carriera, le mire. Voglio dire, la vita è in continuo movimento, ci può stupire, voi siete pieni di talenti, sogni, quindi potreste andare in qualsiasi direzione con i transiti che avete e che avrete più in là con Saturno. Quindi, quanto tempo vi do per capire se le novità, le persone, le prospettive che arrivano adesso durano? Dal 20 dicembre. Dal 20 dicembre, quando Giove, che adesso vi porta l'opportunità, quando Giove lascerà il segno dei pesci, avrà dato il tempo a Nettuno di far sì che la vostra psiche recepisca. Poi il 20 passerà nel segno dell'Ariete e svilupperà tutte le cose che il Sagittario e Saturno in Acquario hanno agganciato. Probabilmente non le svilupperà tutte perché nella vita uno non possiamo fare tutto, anche se voi avete miliardi di talenti e miliardi di energia. Una selezione, come vuole Saturno, bisogna farla, ma sappiate che Saturno in acquario favorisce il cambiamento, favorisce quindi assolutamente il cambiamento. E quindi, insomma, zitti zitti, state, come dire, giocando con queste energie, di Giove, il terzo ritorno di Giove in pesce, quindi la last chance per chiudere definitivamente col 2010, col 98, col 86, col 74, col 62, 63, insomma con tutti i cicli di Giove che trovate sulla pagina Instagram di Spazio Indaco, sulla pagina Facebook di Spazio Indaco. Se volete giocare un po' con la memoria, adesso vi metto tutte le tabelle di Giove che ho fatto. Se volete chiudere quella fase e iniziarne veramente un'altra, questo è il periodo più concentrato. Siccome siete predisposti anche voi a grandi svolte, perché comunque Giove passerà il gancio, passerà la palla a Saturno fra qualche mese, quindi insomma cose grosse si muovono nel mondo dei pesci e dell'ascendente pesci, anticipo che quest'anno, perché me l'avete chiesto, Mercurio quest'anno diventerà retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. Visto che state organizzando grandi cose, fatele per tempo, fatele adesso, cioè iniziate, che ne so, a organizzare come voi sapete adesso, perché poi con Mercurio retrogrado possono esserci dei rallentamenti, delle problematiche, magari sorgono delle cose dal passato, perché Mercurio sarà anche congiunto a Plutone, sorgono delle cose dal passato per essere risolte, per essere lasciate andare, e poi quello è il momento in cui, se possibile, non si esordisce, cioè non si aprono attività né online né fisiche. Che si dice che a Hollywood non escano film, non escano anche dischi in quel momento. Non so quanto la discografia segua questa cosa, perché, ma i film, che insomma sono un'opera ancora più grande, sicuramente sì. Quindi organizzatevi per tempo, perché poi, insomma, con Mercurio retrogrado in quei 20 giorni, se dovete pubblicare un libro, visto che voi siete
un vulcano di creatività, se dovete far uscire delle cose, magari lo fate o prima o dopo, perché insomma il momento sarà assolutamente più favorevole. Poi vabbè, entro nelle specifiche, magari quando Mercurio si congiungerà a Venere nel Capricorno in dicembre, quello sarà un buon momento se dovrete dare il là e varie annunciazioni al mondo. Quindi le energie legate agli immobili, c'è un po' di tensione in famiglia con gli immobili, con i trasferimenti, quello è il settore forse più complicato, tanto è vero insomma che avete una grande voglia di evasione anche perché forse in casa non state proprio perfettamente bene, ma tutto quello che state vivendo, visto che Marte trigona Saturno, serve per capire tutta una serie di cose, o forse per rivivere antiche dinamiche e guardarle, affrontarle una volta per sempre. Quindi, insomma, la vita è anche questo, ok? Guardarci dentro e vincere delle sfide che ci portiamo da molto tempo sulle spalle. Quindi, momento catartico di grande trasformazione, godetevi la fortuna di Giove che vi possa portare tutto quello che avete desiderato e che non siete riusciti ad afferrare nei mesi scorsi, perché insomma forse c'era troppa energia gioviale. Adesso probabilmente le cose vanno meglio, voi siete più consapevoli delle dinamiche che volete mettere in atto. Quindi un grandissimo bacio, spero di esservi stata utile, aspetto i vostri feedback, un grande in bocca al lupo e siamo arrivati alla fine di questo lungo video. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta e noi ci vediamo la prossima settimana. Buona settimana a tutti!